Siamo con Massimo Baiocco, allenatore della Vastese Juniores. Sono trascorsi esattamente 7 giorni dai primi stage. Ad oggi, quali sono le tue impressioni a riguardo? Ma guarda Emanuele, adesso faremo altri stage, oggi faremo un altro la prossima settimana e poi parleremo col mister della prima squadra perché molti juniores sono in prima squadra in ritiro ad Agnone e poi valuteremo con pazienza quello che c'è da fare anche se il campionato inizia presto, quindi il 13 settembre già si inizia, quindi già dovremo iniziare un po' a vedere la situazione del quadro generale. Tu sei un volto noto del calcio biancorosso, sei stato prima giocatore, poi allenatore, negli ultimi anni sei stato Virtus Cupello, Bacigalupo. Ha un sapore particolare ricoprire il ruolo proprio qui a Vasto. Ma guarda, appena mi ha chiamato la Vastese, poi mi ha chiamato Nicola Bellandrino, siamo cresciuti sotto casa insieme, nello stesso quartiere. Ma poi quando ti chiama la Vastese è sempre la Vastese, è sempre la prima squadra di Vasto in ogni caso, no? Quindi la Vastese per me, ma per mio padre che è stato presidente degli anni più belli della Pro Vasto, quindi il cuore è biancorosso, capisci? Quando ti chiama il cuore è biancorosso. Nicola Bellandrini, che è il responsabile del vivaio biancorosso, ha dichiarato sin dai primi giorni che vuole lavorare in sinergia con la prima squadra. Tu hai parlato con mister Ferrazzoli, che cosa vi siete detti a riguardo di questo nuovo progetto biancorosso? Ma io sinceramente col mister ci ho parlato dell'ultimo stage che abbiamo fatto, gli ho detto alcuni ragazzi dove, come giocavano e quindi poi ci siamo capiti al volo, no? A me fa piacere che gli piacciono i giovani e quindi cioè, il futuro è far giocare i giovani, no? Rivedere qualcuno di Vasto, ma non dico perché un altro non dovrebbe giocare, però è molto tempo che non vediamo Vastesi in prima squadra.